Dalla Cappella del Rosario si accede alla sacrestia, opera dell'architetto Carlo Reviglio della Venaria nel 1860. L'ambiente conserva una grandiosa tela della battaglia di Lepanto, sempre di Jean Claret. A Rosario venne spesso attribuito un potere miracoloso, soprattutto quello di combattere l'Islam e le eresie protestanti. La vittoria dei cristiani sui turchi nella battaglia di Lepanto del 1571 fu attribuita al potere del Rosario e per questo motivo la compagnia ordinò all'artista una tela con questo soggetto da collocare sul proprio altare nella chiesa di San Vincenzo Ferreri. Questo grande quadro è considerato il capolavoro del Claret. Vi si affollano un gran numero di imbarcazioni e una straordinaria moltitudine di uomini che formano una massa compatta e brulicante.